12 minuti e questi sono i tempi supplementari di Rai Radio 1 Sport. E noi, insomma, come promesso e anticipato proprio in apertura di trasmissione, ci trasferiamo almeno virtualmente a Los Angeles, dove ieri c'erano 32 gradi a differenza di Roma, quindi insomma non se la passano male, per parlare di NBA con chi insomma la vive, la sta vivendo proprio anche dietro le quinte con un accesso privilegiato. Buon pomeriggio Zeno Pisani. Buona mattina. Esatto. Buongiorno per lei. Anche oggi siamo sui 30 gradi, credo, da quando dicono le previsioni. Non malissimo. L'inverno del sud della California è sempre molto particolare ed è un piacere essere qui, assolutamente. Eh sì, decisamente, insomma, molto particolare anche la tua storia, la raccontiamo brevemente, insomma, per chi non ti conoscesse. Veronese, approdato insomma in California, a Los Angeles, per l'università, a UCLA, e poi ti sei fermato e tra virgolette insomma hai sbancato, no, con il vero e proprio sogno americano, possiamo dire. Oddio, è dipinta in maniera molto poetica, però è una storia un po' particolare. Poi il mio lavoro, io lavoro su Hollywood con gli attori, e questo è l'unico posto dove si può fare un lavoro del genere. Io sono un talent manager, e quindi l'unico posto è Hollywood. Ovviamente mi sono innamorato di Los Angeles quando sono venuto qua, come tanti ragazzi, per fare delle esperienze di studio. E da lì poi ho incontrato mia moglie, qui sono qui dal 96 praticamente. Sono arrivato, la cosa particolare sempre legata all'NBA, perché poi è la mia passione, chiaramente il mio hobby, possiamo chiamarlo come volete, è che io sono arrivato a Los Angeles 3 giorni prima che i Lakers scegliessero Kobe Bryant. Era l'estate del 96. Non malissimo, insomma. Come periodo, insomma, da vivere in presa diretta. Sì, assolutamente. A proposito di NBA, insomma, lo dicevamo, è il tuo grande hobby, lo era da prima, insomma, perché se non sbaglio tu già quando eri insomma adolescente in Italia dicevi che i tuoi 3 sogni, se non sbaglio, erano o diventare giocatore NBA o diventare giocatore della nazionale di calcio oppure fare l'attore ad Hollywood, sbaglio? Esatto. Beh, ho visto che avete guardato il mio TED. Beh, bello però. Bello. In qualche maniera ci sei andato vicino, no? Dai. oddio, mica tanto. Diciamo nel mondo, dai, quantomeno. L'NBA è sempre stata la mia passione. Scrivo da 20 anni praticamente di NBA. Guarderei NBA da mattina a sera. Ho un rapporto privilegiato ovviamente con le squadre locali, ho la fortuna di aver sviluppato negli anni tante amicizie con giocatori, quindi è sempre un piacere poter andare al palazzetto. La situazione adesso è veramente particolare. Ecco, e infatti è lì arriviamo. È un piacere particolare. E lì arriviamo, perché insomma nei giorni scorsi io ho visto e letto anche il tuo bellissimo pezzo e video su Vershot, in cui hai raccontato proprio insomma come si vive, com'è l'NBA in questo periodo di pandemia. Ricordiamo brevemente per chi magari la segue un po' meno: stagione scorsa che si è chiusa nella bolla di Orlando, ma questa nuova stagione invece si è riaperta in maniera canonica, quindi insomma viaggi, spostamenti e le gare nelle varie arene di casa, che però sono chiuse al pubblico e sono aperte solamente a una piccola parte, una piccola quota di giornalisti addetti ai lavori. Ecco, privilegiati, dai. Dipende dai mercati. Nella maggior parte di America sono completamente chiuse al pubblico, ci sono certi enclavi in America tipo Utah, mi sembra, San Antonio, Miami, dove lasciano un limitato numero di spettatori, però possiamo dire che in definitiva l'NBA si gioca a porte chiuse in questo momento a Los Angeles, perché ogni stato e ogni amministrazione locale decide le regole. A Los Angeles sono ammessi alla partita solo 20 giornalisti che vengono distribuiti alla fine del primo livello. Le misure all'interno del palazzo sono molto rigide, non puoi avere contatti con i giocatori, ovviamente non puoi avere contatto con la gente che è giù in campo, che sono testati giornalmente, perché sono tutte persone legate comunque alla squadra.
i giornalisti vengono distribuiti, dicevo, alla fine del primo anello, viene messo su tavoli singoli distanziati 2-3 metri dal tuo vicino, ogni tavolo viene disinfettato da un serviente appena tu ti muovi, viene disinfettato appena arrivi, viene disinfettato appena ti alzi, alla fine del primo tempo magari, per andare in bagno, per andare a prendere una bottiglietta d'acqua, viene disinfettato ogni volta che ti muovi, e ogni tuo movimento all'interno dell'arena, che è tristemente e desolatamente vuota, viene seguito a distanza, perché qualsiasi cosa tocchi, qualsiasi cosa fai, arriva un inserviente appunto che disinfetta e mette in sicurezza l'area. Queste sono le principali regole per assistere a una partita, che è ovviamente una cosa abbastanza surreale, perché si pensa di, tu pensi, sei in un catino che di solito contiene 20.000 persone, completamente vuoto, e i suoni del campo sono sovrastati dalla classica musichetta che nelle partite NBA mette per ovviare all'assenza di tifo, e dopo ci sono dei gran silenzi dove si sentono le urla dei giocatori. Io ho fatto un paragone, sembra veramente di guardare adesso questa generazione, la generazione dei videogames, sembra di guardare un videogioco, cioè sembra di guardare nel postermo NBA 2K dal vivo, per esempio, perché è quello l'effetto. A proposito, a proposito di voci, Zeno, perché insomma anche per il calcio, no, quando è ripartito in Italia e in Europa, quella è stata una delle cose che ha fatto più impressione, no? Il poter sentire dialoghi in campo che non siamo abituati a sentire, che normalmente sono riservati. Com'è viverli lì? E secondo te, insomma, su questo l'NBA si, i giocatori NBA, le franchigie si sono dovuti in qualche modo, insomma, abituare, o tutto scorre normalmente come se nessuno potesse sentirli? Tutto scorre normalmente come nessuno potesse sentirli, perché ovviamente è un concerto per pochi intimi, possiamo dire, perché alla fine al di fuori delle persone che appartengono alla squadra, dove includo anche dei dirigenti a seguito, che però sono testati costantemente, quindi sono giù in campo, alla fine ci sono 20 giornalisti e operatori TV, quindi è uno spettacolo, diciamo, al massimo per 30-40 persone, esagerando, forse anche meno. Le voci in campo si sentono nitidamente, ed è forse la parte più affascinante del gioco, perché capisci veramente come loro lo vivono, e quello sicuramente è la parte emozionante, anche se comunque le finte musichette che in America si mette per ovviare l'assenza di tifo, che non è come in Europa, cioè, i tifosi in America non cantano, i tifosi in America mangiano e parlano fra di loro, quindi la partita è un contorno, diciamo, quello copre abbastanza, però quello che si può sentire è la parte più interessante della situazione. Oh, a proposito di cibo, se non sbaglio, insomma, ovviamente non ci sono i tifosi che mangiano durante la partita, ma anche voi addetti ai lavori, nonostante siate, come ci hai raccontato, iperdistanziati, soli, quasi in una piccola bolla personale, per quanto riguarda, insomma, la parte cibo, si va fuori, giusto? All'interno. Sì, sì, perché all'interno c'è l'obbligo totale di mantenere la mascherina. Ah, ok. Quindi ovviamente il concetto è che se io mangio mi devo togliere la mascherina. Certo. La cosa impressionante è che, per chi conosce lo Staples Center, c'è l'entrata principale con tutte le statue. Sì. Hanno creato un patio all'esterno dove prima della partita, dopo essere entrati al palazzetto, quindi dopo essere passati i controlli e tutto, si cammina all'interno e si riesce in questo patio esterno, dove ti danno un cestino, diremmo noi italiani, un lunchbox, lo chiamano gli americani in maniera molto più poetica, dove all'interno c'è un panino e delle patatine, quando va bene panino col pollo, quando va male panino col prosciutto. questa il minimo indispensabile, però bisogna mangiare fuori
sempre su tavoli distanziati, assolutamente, sempre con i servienti che prima a cui indichi il posto dove tu vuoi sederti e loro vanno e puliscono prima sedie e tavolo e poi quando ti rialzi arrivano subito e ripuliscono tutto. Non puoi portare assolutamente acqua e cibo all'interno della struttura. Prima di uscire devi far vedere che butti via tutto quello che non hai mangiato. Questo proprio per tenere la massima sicurezza, perché ovviamente non possono neanche permettersi che ci sia un contagio tra giornalisti. Beh, perché certo. L'NBA farebbe brutta figura. Dobbiamo pensare che a Los Angeles in questo momento la situazione è molto critica. Siamo, credo, da almeno 2 mesi almeno sui 15.000 contagi al giorno, con una rate, una percentuale di mortalità che si è alzata 4 volte rispetto a novembre, soprattutto nelle zone più povere, e quindi non è il massimo. Nonostante, se non sbaglio, Zeno, correggimi, sia uno degli stati, se non lo stato, comunque con più restrizioni d'America, no? Siamo stati tra i primi, la California è stata tra i primi a chiudere tutto e adesso è chiuso tutto da fine ottobre. La cosa che fa male leggere è che il tasso di mortalità più alto ovviamente è nelle zone povere. Io leggevo dei dati anche l'altro ieri, su 100.000 persone 28 sono 28 quelli che muoiono nelle zone più povere. Se invece andiamo nelle zone ricche, che è il grande contrasto ovviamente dell'America, su 100.000 persone muoiono 3 persone. Questo sempre riferito al coronavirus, quindi le zone povere muoiono 28, zone ricche ne muoiono 3 in percentuale su 100.000 persone. Questo ti fa capire ovviamente anche la differenza, non è il momento di scherzare. Possiamo dire a Los Angeles, dove le terapie intensive sono a zero e le ambulanze dicono non ti vengono neanche a prendere a casa, quindi fa bene l'NBA a creare queste restrizioni. Come avete visto, ci sono tante partite che vengono posticipate recentemente perché comunque il contagio è alto anche fra i giocatori. Adesso l'NBA ha dato un altro giro di vite alle regole restrittive a cui le squadre si devono sottostare. È una situazione un po' particolare, fa impressione. Io volevo documentare questa cosa perché di come si vive una partita nei momenti di pandemia, perché è una cosa particolare, un dietro le quinte che ovviamente le immagini non dimostrano e che ti segnala allo stesso tempo la drammaticità della situazione e la particolarità della cosa, perché è un misto di emozioni. Io ero contento di andare alla partita, allo stesso tempo quando sei dentro hai un senso generale di tristezza, un senso particolare di vuoto, possiamo dire. Ovvio che sono contento e sono un privilegiato a poter assistere a pallacanestro dal vivo, però è tutto un altro effetto sicuramente. Certo. Prima di salutare e ringraziare Zeno Pisani per essere stato con noi, ti chiedo: purtroppo la prossima settimana, martedì, cadrà l'anniversario di un anno dalla scomparsa di Kobe Bryant. Come sta vivendo Los Angeles questa ennesima ricorrenza che non potrà, gioco forza per quello che ci hai raccontato fino a pochi istanti fa, essere vissuto come avrebbe fatto in un momento normale? Kobe era il re di Los Angeles, senza mezzi termini. Solo Magic Johnson nella idea popolare è stato così amato come sportivo nella pallacanestro, perché Kobe abbracciava tutti, era l'eroe moderno. La morte di Kobe Bryant ovviamente ha scioccato una città completa. C'era proprio in quei giorni un senso pesante, cioè camminare per le strade, se una persona fosse arrivata a Los Angeles e camminava per le strade senza saper niente, capiva che qualcosa di mastodontico e triste era accaduto in quei giorni. E questo clima c'è ancora, perché Kobe è ancora in ogni angolo di Los Angeles, spuntano murales splendidi da ogni parte, ci sono ricordi di Kobe, ci sono foto di Kobe nei negozi, nei ristoranti, perché Kobe era una persona della gente, ognuno aveva il suo ricordo di Kobe Bryant.
e pensare che sia già passato un anno con tutto quello che è successo è stato anche un anno veloce, fra virgolette, perché la pandemia ha accorciato i tempi, ti ha tolto la dimensione spazio-temporale. Pensare che è già passato un anno è una cosa triste, sarebbe bello ricordarlo allo Staples Center. Ovviamente non si potrà fare, però sicuramente ci sarà un tributo speciale, anche se multimediale, quindi c'è in modo che si possa fruire comunque a distanza per esprimere un sentimento che non può essere ovviamente dimenticato nel giro di così pochi anni. Non verrà mai dimenticato, perché ci sono generazioni che sono cresciute idolatrando Kobe Bryant e generazioni che racconteranno ai propri figli chi era Kobe Bryant. Quindi è difficile per una città, è difficile per chi non conosce Los Angeles, come ho sempre detto, capire il rapporto Kobe-Los Angeles. Perché Kobe era un personaggio controverso, al di fuori tanta gente non lo amava, si è fatto amare negli ultimi anni, all'inizio era il nemico e lui ci giocava a essere il nemico degli altri. Però su Los Angeles era un dio pagano, era proprio per un abitante di Los Angeles, nella vita almeno doveva andare una volta allo Staples Center per vedere giocare Kobe Bryant. Questo è il livello di devozione che c'era quasi. Grazie a Zeno Pisani per questo ricordo e grazie per averci portato, insomma, per mano dietro le quinte NBA, anche senza essere stati con lui allo Staples Center. Tra buona giornata, comincia la lunga serie di partite, quindi buona NBA, grazie. Grazie a voi, buona giornata.